La partecipazione della Regione, utilizzare questo grande evento come comunicazione delle Marche coincide con la volontà di utilizzare proprio la bicicletta come mezzo d'immagine. Puntiamo sul turismo in bici, puntiamo sulla bicicletta come elemento che racconta un territorio, un paesaggio. Chi va in bici lo fa in un posto bello, lo fa in un posto sano sotto profilo ambientale, scopre un modo diverso di conoscere un territorio, ma significa che il territorio ha le caratteristiche giuste. Lo facciamo in tutte le maniere, rafforzando la rete delle ciclovie, da quella adriatica a quelle che andranno verso l'interno della nostra regione, seguendo tutti i corsi dei fiumi. Lo facciamo formando le guide turistiche che accompagneranno chi verrà nelle Marche, mettendo a disposizione i nuovi treni. Fra 5 anni avremo 23 nuovi treni, tutto il parco treni regionali rinnovato, e ognuno di questi sarà in grado di trasportare la bicicletta gratuitamente, perché abbiamo fatto questa scelta, così come il trasporto pubblico locale attrezzato per potersi muovere con la propria compagna di viaggio. Gli hotel che si stanno riqualificando diventando bike hotel con una rete anche fra loro per migliorare l'accoglienza di chi sceglie questa strada. Piccole imprese che nascono ovunque per dare servizio a chi viene in bicicletta. E tanta comunicazione, grazie a Vincenzo Nibali, che ci permette di avere un testimone d'eccezione e sfruttare al meglio l'occasione del Lonely Planet, che ci ha segnalato nel 2020 come realtà da visitare. Metteremo insieme tutti questi contenuti lanciando un messaggio forte, raccontando un'identità che tiene insieme la costa e l'area interna della nostra regione. Perché grazie alla pedalata assistita oggi tutti possono usarlo come mezzo di vacanza e possono sfidare le vette dei Sibillini, così come più facilmente il lungomare della nostra regione. Sono un territorio che si unisce dentro questo grande messaggio, un'economia che cresce, quella del turismo.